per la sesta giornata di campionato. Si sfidano Campobasso e Vigor Senigallia. Poi a Bonchele scivola a Tordella il lancio di Bonchele. Attenzione per Di Nardo. Di Nardo, Di Nardo davanti alla porta. Di Nardo! Di Nardo! Il vantaggio del Campobasso con Antonio Di Nardo. E 1-0. Va ancora a riprendersi questo pallone. Un timido lancio dove si avventa comunque Di Nardo. La testa, attenzione, pasticciano un po'. Poi Maldonado sul primo palo. Zata la sfera. Occhio, occhio Gonzalez! Non è vero, c'è il fallo invece. Forse è abbastanza evidente. Brutto fallo intanto su Nonni, si è alzata tutta la panchina dei rossoblù. Di Nardo che continua il gioco. A Bonchele, prova la conclusione a Bonchele, alto sopra la traversa mentre è rimasto a terra Nonni. Kerjota, salta Maldonado, ancora Kerjota attaccato. La conclusione di Kerjota, Esposito sicuro. Rincorsa il traversone sul primo palo, attenzione! Che brivido! Sta per battere Vrioni sul primo palo. Abreu allontana, occhio, non c'è nessuno lì. La finta di tiro di Bucari, poi il pallone all'interno dell'area di rigore. Esposito l'alza ancora sopra la traversa. Qualcosa da dire all'assistente, occhio che il direttore di gara potrebbe prendere provvedimenti. Cartellino rosso per chi? Vediamo, panchina rosso-blu, panchina rosso-blu. Il mister Pergolizzi. Ultimi minuti allora che verranno gestiti da Giovanni Piccirilli. Pallone per Di Nardo con l'attacco, è buono il tocco per Delgado, ancora Delgado riesce a dare il pallone ad Abreu, la conclusione di Abreu. L'ha colpita malissimo Leo Abreu, peccato, poteva essere una buona azione. Abreu, Abreu, il pallone buono per Lombari, il pallone buono per Lombari, Lombari! Lombari 2-0, la chiude Andrea Lombari. È finita, il Campobasso torna a vincere 2-0 contro la Vigor Senigallia. Le reti di Antonio Di Nardo, Andrea Lombari. Una partita sofferta ma meritata.